bene primario che è alla base della nostra dieta, siamo abituati da sempre a vederlo sulle nostre tavole. Dopo la pandemia le attività commerciali stavano cercando un pochino di riprendersi finché arriva quest'altra brutta difficoltà che è appunto il costo dell'energia e dei gas arrivati alle stelle. Siamo qui in un panificio di pasto, parleremo con Angelo D'Ercole che ci racconterà come stanno le cose. Angelo, ci hai portato come riferimento della documentazione, quindi bollette di oggi e di ieri, diciamo. Ce le fai, ce le mostri, ci fai vedere quanto è aumentato per te il costo? Allora, io vi mostro, questo qua sono circa 2570, 3700, 3870 e 3400, stiamo sui 13.000 euro in un mese di agosto. Lo stesso periodo, l'anno scorso, questi sono io quattro utenze, cioè due laboratori con un punto vendita, quindi pago quattro utenze. Lo stesso periodo l'anno scorso io pagavo 1.160, sono 1.800, 1.200 e 200 quando sono 3.900. Quindi stiamo solamente di 3.500, confronto i 13.000, quattro volte è aumentato, cose che si sentono dire in giro del 30%, non è questo. Ora io dico, un'attività come la mia, che io riesco, non so quanto riesco a fare, cosa ho lavorato, sto rimettendo, mi sono ammassato di lavoro tutto il mese di agosto per rimettere dei soldi e per far lavorare le persone, perché da qui ci sono 7-8 famiglie che ci vivono. Quindi di fatto cosa succede? Succede che si è quintuplicato i costi, che sono 6-7 mesi che ho cambiato gestore, pensavo che era il gestore. Come ho cambiato gestore aumenta sempre di più, ci stanno prendendo in giro. Ci stanno prendendo in giro perché quando non è possibile, in nessuna parte del mondo si quintuplica 500% gli aumenti, non del 30%. Noi ci siamo potuti permettere un 20% di aumento sul pane dopo che abbiamo aspettato 6 mesi che abbiamo subito gli aumenti, perché ci sono quelli che vengono da fuori, gli altri colleghi che vengono da fuori vengono a di me, non so come fanno a lavorare con quei costi. Perché Non so. anche le materie prime Le sono materie aumentate. prime sono raddoppiate. Le materie prime sono raddoppiate, è la cosa molto importante. L'olio di girasole stava su 1,10 euro, l'acquistavamo, adesso era arrivato a 3,40 euro, triplicato. La margarina, che va a ripercuotersi, è lo stesso problema. Angelo, hai dovuto fare delle scelte in qualche modo Sto per. tagliando, sto tagliando. Io in questo punto vendita qua, che stiamo di fronte al centro commerciale Leclerc, ho speso tre frigoriferi che mi servivano, faccio dei sacrifici, mi ammazzo di lavoro per prendere più volte la cosa dentro una cella frigorifera, che non mi permette, ma non so più che tagliare. Adesso mi va via una persona, non rimetto più un'altra persona perché non la posso tenere. Ci sono dei costi. Quindi questo qua, adesso sto mese non so se ce la farò a pagare. Però voi sapete benissimo che quando non paghi le utenze, dopo 15 giorni te la tagliano, non puoi lavorare più. Questo è il discorso, che io supporto 7-8 famiglie a vasto. Penso come gli altri, non so che fine facciamo. Non è possibile andare avanti così. Per non parlare dopo che la quota. Non siamo per niente tutelati, non siamo per niente tutelati. Iniziamo a parlare del sindacato, non ci tutela per niente, nessuno si è preoccupato, paghiamo le quote annuali, nei sindacati nessuno ha pensato, abbiamo questo problema, vediamo come possiamo fare per farvi aiutare, nessuno. Adesso ci ha detto il commercialista, è un credito d'imposta che dovrebbe arrivare, deve quantificare tutto quanto, nel frattempo noi siamo morti, noi siamo morti. E cosa prevedi nei prossimi mesi, Angelo? Io lo prendo, da come dico io stiamo andando sempre peggio. Come devo chiudere? Io devo chiudere. Tu da quanti anni è che fai questo lavoro? Io sono da 17 anni, sono 60 anni e non pensavo che a 60 dovevo lavorare il doppio di quando ce ne avevo 20. Io quest'estate mi sono ammazzato di lavoro, ho avuto una persona in meno nel periodo luglio-agosto, che chissà che la nostra stagione è luglio-agosto, ho lavorato di più io perché non potevo, stavamo già sotto perché prima il coronavirus ci ha portato dei problemi. Abbiamo avuto dei problemi che c'era e perdevamo soldi. Non abbiamo preso soldi da nessuna parte e dopodiché stiamo riportando un po' su, che sta ripartendo il lavoro. Adesso stiamo ripartendo appunto da capo. I soldi che dicevo, non so chi mi darà i soldi per fare le bollette, perché è una strada senza ritorno, nel senso che seppure ti dilaziono il mese successivo, che fai? Come fai? Quello che dico, come il mese successivo, come fai? Tu mi dilazioni questa bolletta qua, va bene. E il mese successivo? È un malincurabile così, è un Cosa malincurabile. chiedi?
Io chiedo che le utenze, anziché lo Stato, prima di tutto lo Stato, che si sono divulgati nella campagna elettorale che hanno fatto in questo, che doveva nascere il governo, sono già 2 settimane, non fanno niente, stanno partendo, non fanno niente, era emergenza, nessuna emergenza, le emergenze sono solo per noi, che viviamo sulla nostra pelle, no? Su loro che stanno là, sulle loro poltrone. Che questo in più non si spiega com'è, ce lo devono togliere, lo devono fare loro. Non che mandano le armi dove serve, che a noi non ci interessa niente. Noi ci stiamo ammazzando senza fare la guerra, noi ci stiamo ammazzando, questo è il discorso. Ti senti abbandonato? Ma io da mo che mi sento abbandonato, io sopravvivo da solo, sono 43 anni che lavoro, non mi ha dato mai niente lo Stato, ho sempre dato io allo Stato, me lo sono creato io il lavoro, sempre, non sono stato un dipendente, me lo sono creato, non c'ero, me lo sono creato, da zero l'ho creato e do lavoro pure a altre persone. Tutto qua il discorso, non so dove andiamo a finire, non so dove andremo a finire così, perché è impossibile. Cioè non è che io aspetto un'altra situazione, uno ritardo il pagamento, un'altra ditta, no, qua è così. Dove è il gasolio, noi escono 2 furgoni tutte le mattine, le plastiche, le plastiche per confezionare, le etichette, tutto aumento, tutti non aumentano in un anno e nessuno parla. Oggi io finora ho solo pagato finché potevo, adesso mi sono messo più, lo devo fare sapere più che posso a tutta l'Italia, perché non possiamo rimanere tutti così immobili. Angelo, hai esposto le bollette sulle vetrate? Sì, per far vedere le persone, perché l'aumento è minimo, un 20%, un listino prezzi che abbiamo dal 2006, abbiamo fatto un 20% di aumento dal 2006, fatevi voi conti voi, l'altra roba quando è aumentata, noi adesso abbiamo fatto un aumento del 2006. Le pizze c'erano ai prezzi migliori che potevamo avere, cerchiamo di essere, perché ci mettiamo nel consumatore, ma noi se continuiamo ad aumentare il popolo dove va a prendere i soldi se non gli aumenta lo stipendio? Noi ci mettiamo nei panni degli altri e gli altri non ci si mettono nei panni nostri.